Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti. Oggi ci troviamo al lago di Campotosto. Questa mattina abbiamo intenzione di fare un po' il giro del lago, ma soprattutto di andare ad Amatrice in bicicletta. Poi questa sera pernotteremo qui e domani mattina andremo sull'altopiano di Campo Imperatore per fare un giro in bici anche lì. Praticamente ci troviamo più o meno qui. Questa mattina faremo questo giro, arriveremo più o meno in questa zona e poi prenderemo la strada che porta ad Amatrice. Poi torneremo indietro, continueremo un po' il giro del lago, passeremo sul ponte e torneremo qui, in questa pensione. Che spettacolo, che colori! Siamo circondati dalle montagne! Bello, bello. Campotosto, 1408 metri. Ciao. I segni del terremoto sono tuttora evidenti. Bene amici, da qua abbandoniamo il lago e ci dirigiamo verso Amatrice, che sono una quindicina di chilometri. Purtroppo ragazzi, qua abbiamo continuamente i segni del disastro. Tutta questa lunga discesa poi dovremo rifarla al contrario. Ragazzi, siamo praticamente arrivati ad Amatrice. Mi dispiace doverlo dire, ma nonostante sono passati diversi anni, qui la situazione è ancora piuttosto grave. Siamo arrivati ad Amatrice, ma l'area è interdetta, non si può andare più avanti, come è giusto che sia. Adesso ci fermiamo un po' qui e pranzeremo qui vicino. È un po' presto, ci siamo presi qualcosa per aspettare un po' che aprono i ristoranti.
Area del gusto, tradizione e solidarietà. Amatrice vive. Qui una decina di attività di ristorazione distrutte dal sisma, grazie alla solidarietà di alcune associazioni, hanno potuto ritrovare uno spazio per poter ricominciare. Se vi trovate da queste parti, fermatevi a pranzare ad Amatrice. Anche questo è un modo per essere solidali con queste persone. Franco, le porzioni mi sembrano esagerate, eh? Come si deve. Ragazzi, niente male. Purtroppo penso di potermi fare solo questo primo, perché ci attende una dura salita di 28 km. Com'è, ragazzi? Buono? Questa matriciana croccantissima, favolosa, sono tutte e due buonissime. Gusti forti come questo popolo. Beh, a me questa matriciana è piaciuta tantissimo, a voi? Tantissimo, molto buono. 10 e lode. E dopo questa bella matriciana ci facciamo sta battata. Salita. Si sale, si sale! Piano piano, ma si sale. Tosta la strada per Campotosto. Un altro ciclista è andato. Vediamo un po' cosa è successo. Ah, è un ciclista che è caduto. Purtroppo. Buongiorno. Me l'ho tirata, è proprio un ciclista. Speriamo che non è niente di grave. Vai, vai, vai! I 10 km più duri penso che sono stati fatti. Un po' di discesa ci vuole per riposarsi un po'. Poggio Cancelli. Ci abbiamo messo un attimo, pensavo molto peggio. A volte ci sottovalutiamo. Bene ragazzi, continuiamo con il proseguo del giro del lago di Campotosto. Abbiamo affrontato questa salita veramente alla grande. E qua ci vuole una birretta. Salute, eh? Ragazzi, io lo so, mi vergogno un po', ma c'è che fame, oh. Facciamo schifo. La bicicletta mette fame. E domani mattina presto partiamo e andiamo sull'altopiano di Campo Imperatore a fare un bel giro in bici. Favette e carote. Ragazzi, noi ci abbiamo rifatto, eh?
Normale. C'è una bella matriciana. Spettacolo. No, quello di oggi però era buono, dai. Però anche questo non è male, vero? Buono pure qua. Buonissimo. Adesso la prossima matriciana ce la rimangiamo tra un mesetto o due. È una bistecca di maiale nostrana di Campotosto. Dolce cocco e Nutella e mimosa. Dobbiamo mangiare perché domani dobbiamo essere in forma. Bisogna mangiare in base ai chilometri percorsi.